E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Lo so che vi aspettavate la seconda puntata del weekend che ho fatto appunto settimana scorsa, ma non ho avuto tempo di montarlo visto che dovrebbe uscire un video un po' lungo e quindi farò questo video breve dove vi vado a presentare un nuovo acquisto che ho fatto per essere più sicuro durante i viaggi, ovvero questo sensore, diciamo, di pressione per i pneumatici. Quindi adesso vi vado a unboxare. Ok, qua c'è la vite, kit vite, c'è una vite con due bulloncini, penso sarà kit di montaggio, presa USB, poi supporto per manubrio. In più troviamo il nostro display. Ok, c'è il display e abbiamo i nostri due sensori. Vedete, qua c'è scritto A e qua c'è scritto B. Quindi sarà poi da vedere dove mettete il sensore. Se lo mettete A davanti, sarà appunto là, vi corrisponderà alla ruota anteriore. Quindi adesso vado a montarlo. Ok, quindi vado a montare il primo sensore sulla ruota anteriore. Quindi svito il tappino originale. Io per sicurezza lo tengo, magari lo metterò nel bauletto così da con gli attrezzi almeno nel caso di problemi. Poi andiamo a inserire il bulloncino, ok, e andiamo a avvitare sopra il nostro sensore. Ok, quindi adesso andiamo a vedere che sul nostro display ci segna che la prima ruota è a 2 e 3. Ok, dopo andremo a gonfiarlo e vedremo se cambia appunto. Adesso andrò a fare lo stesso lavoro per la ruota posteriore, quindi andrò a rimuovere il tappino e mettere appunto il sensore. Ok, sono andato a gonfiare un po' le gomme, ho portato quella davanti a 2,5, quella dietro l'ho portata a 2,8, però me la segna 2,7. Comunque, il funzionamento è abbastanza buono. Adesso vado a ricontrollare quella dietro, segna anche i gradi, e quindi la temperatura, penso, qua segna delle gomme, quindi vi segna anche la temperatura. Lo proverò poi domani, vi farò sapere comunque come va, però comunque credo che già avere un display che vi segni un po' lo stato, la pressione delle gomme, per uno che comunque viaggia tanto, è l'ideale. Qua potete cambiare anche la luminosità del display, quindi diciamo, ditemi un po' voi cosa vi sembra di questo acquisto. Comunque vi lascerò il link in descrizione se vi può interessare. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia interessato. Un accessorio abbastanza semplice da montare, comunque poco costoso, con una cinquantina di euro lo prendete, e penso che comunque vi dia un riferimento per comunque eventuali problemi legati ad eventuali forature. Quindi niente, questo è marca TPMS, questo qua è una marca TPMS. Niente ragazzi, io vi ringrazierei qua. Appunto, lo trovate, come ripeto ancora, il link in descrizione di quello che ho comprato io.
E alla prossima. Ciao ciao.